Buonasera. Allora, do per la terza volta il benvenuto al Presidente a Napoli che oggi è stato qui. Io parlerò molto poco perché con voi è più facile confrontarmi, invece credo che sia giusto far parlare il Presidente. Però Sandro ci teneva che dicessi due cose, quindi sarò breve con qualche titolo. Il primo, che abbiamo voluto noi questo comitato, che fosse un comitato totalmente autonomo, nel senso non ha avuto, come giusto che sia, nessuna eterodirezione. E io credo che anche una cosa come quella di oggi pomeriggio, dove un Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana viene, ascolta un contesto di questo tipo, io non so se qualche anno fa si poteva fare. Quindi è il segno che questa città, Presidente, la sua parte la sta facendo. Attenzione, questa città ha molti difetti, compreso tutti noi che stiamo qua, abbiamo dei limiti, fino anche forse delle contraddizioni, però io, diciamo, 8 anni fa la faccia ce l'ho messa anche io. E le devo dire che l'ho vista questa città lottare, lei l'ha ascoltato dalle parole di una parte degli abitanti, perché qua se apriamo il microfono con un tempo infinito ne usciamo sempre tutti quanti più ricchi. Quindi pagine di dignità. Io credo, non voglio interpretare il pensiero di nessuno, quindi è solo il mio pensiero, noi non chiediamo al governo assistenzialismo. Perché io sono un meridionale convinto e un napoletano convinto che ha sempre pensato che i popoli si devono autodeterminare da soli, però poi rivendicare i diritti. Quindi noi crediamo semplicemente di essere rispettati, ascoltati e sostenere con misure concrete tutto ciò che di forte e di buono si sta facendo in questa città. Condivido molto quello che è stato detto poco fa anche a proposito delle mafie. Le mafie, senza il rapporto, è stato detto, con la politica e con la finanza, sarebbero già state sconfitte. Io mi permetto di dire, per un lapsus si è saltato un altro soggetto: le mafie senza la politica, la finanza e le istituzioni. La mafia di strada è pericolosa, però da sindaco e soprattutto da magistrato, e in questi giorni lo stiamo vedendo, ahimè, con un grande senso di inquietudine, ho avvertito soprattutto il sapore e il peso della mafia istituzionale, che è quella corruzione che diventa sistema e quella borghesia mafiosa che attraverso la legalità formale condiziona il destino del nostro paese. Quindi la rivoluzione culturale è necessaria, perché senza la rivoluzione culturale non si creano gli anticorpi, ma in questo momento è necessario che all'interno dello Stato si sappia scegliere bene tra chi non tradisce il giuramento alla Costituzione e chi lo tradisce ogni giorno. Il compito di chi sta fuori le istituzioni è avere quella capacità di capire chi sostenere, perché altrimenti quello è un cancro e non credo che ha gli anticorpi da solo per rigenerarsi. Quindi questo è un tema che io avverto anche in questa città, non è stato detto, ma credo non sia poco che da 8 anni, io parlo ovviamente della mia esperienza, la camorra è stata presa da calci, con i calci nel culo da Palazzo San Giacomo, cioè la camorra non ha più rapporti con chi amministra questa città. Questo non è un dato scontato nel nostro paese, dove ogni giorno assistiamo ad arresti di amministratori, assistiamo a fatti di questo tipo. Quindi chiediamo allo Stato, e qui non perché sono presenti il prefetto, il questore, io mi sento di ringraziare le donne e gli uomini delle forze di polizia, poi ognuno di noi deve tendere sempre a migliorarsi, però forse noi ce la stiamo mettendo tutta, proveremo a fare anche, non dico di più, a far meglio, però forse, ecco, un investimento per la messa in sicurezza complessiva del nostro territorio, in termini di, come le ho detto anche oggi pubblicamente, meno vincoli normativi, meno vincoli finanziari, più risorse umane, questo non significa dare, come dire, misure assistenzialistiche, ma significa dare ossigeno al nostro territorio. Aggiungo due cose e chiudo. Una prima, che mi sta molto a cuore, che ho già trattato col governo, e quindi forse lei, Presidente, può aiutare a portare un po' avanti questo tema. Io alcuni mesi fa ho avuto un lungo incontro con un ministro, il ministro Costa, due sottosegretari eccetera, sul tema che è stato trattato anche qua da Salvatore e da altri: la delocalizzazione dei depositi petroliferi, Presidente. Questo è il dossier che il governo ha sul tavolo, non si sta all'anno zero, perché noi avremmo presentato una proposta, perché questa città, in termini di inquinamento, da Chiaiano a Pianura, all'area nord,
a Bagnoli e all'area est ha già dato, quindi lì c'è un progetto molto importante. Io ho scoperto facendo il sindaco che noi abbiamo i rubinetti delle risorse strategiche dell'aeroporto di Fiumicino, quindi questa città ha già dato, ha dato al paese, credo che da questo punto di vista ci possa stare un segnale. Il resto voglio semplicemente dire, rassicurando alcuni concittadini che sono intervenuti, che per ogni decisione strategica che attiene alle competenze del Comune di Napoli, da quello che possiamo fare sulla linea di costa a quello che faremo nel sito di compostaggio, nulla verrà fatto senza non solo l'ascolto, perché noi in questa città in questi anni abbiamo provato a decidere insieme, a condividere tante cose, e se siamo arrivati dove siamo arrivati, quindi non la città del lamento, della rassegnazione, di essere curvati su noi stessi, perché lei avrà potuto notare anche oggi quanto orgoglio, quanta dignità, quanta passione, non ha mai sentito una parola di lamentela. Ci sono proposte, c'è rabbia, c'è indignazione, c'è coraggio, c'è passione, c'è gente che ci mette la faccia 16-18 ore al giorno, e anche un senso di comunità, e anche un senso di squadra. Io sono davvero orgoglioso di questo pomeriggio, perché credo sia stata scritta una pagina forse storica nei rapporti tra istituzioni, politica e territorio, e quindi mi sento anche, per la verità, pur sapendo che su tante cose politicamente non andiamo d'accordo, ma le istituzioni devono cooperare, io non devo ringraziare il Presidente del Consiglio, perché oggi, da stamattina ad oggi, e conclude credo qua la sua giornata, è un segnale che io credo di grande rispetto per la nostra città e per quello che Napoli sta facendo.